Oggi l'atteso consiglio comunale straordinario a Chieti sulla sanità. Maggioranza delusa dalla mancata partecipazione del presidente della regione Marsiglio, dell'assessore Verì e del direttore generale della ASL Scella. Marsiglio precisa di non essere mai andati in situazioni analoghe. Due documenti in discussione nel consiglio comunale di oggi sui mali della sanità teatina, uno di maggioranza e uno di minoranza. Si va dai disagi del pronto soccorso dell'ospedale alla mancata realizzazione del distretto sanitario. Per la maggioranza si tratta di una volontà precisa di mancanza di confronto da parte di chi invitato non è venuto o di un minore interesse nei confronti di Chieti, l'assessore comunale alla sanità Fabio Stella. Noi abbiamo invitato la giunta regionale perché c'è bisogno di risposte politiche. E perché l'indirizzo politico la dà la Giunta e abbiamo invitato Scella perché è il direttore generale che deve attuare questi indirizzi politici. L'assenza della Giunta regionale praticamente ci dice che si vogliono negare al confronto. Quello che ci siamo domandati è questo. Non abbiamo capito e vorremmo delle risposte se è una volontà politica di depotenziare l'ospedale di Chieti oppure è un'inefficienza del direttore generale Shell che ne sta combinando di tutti i colori, tra cui la prima cosa è la chiusura del distretto sanitario di Chieti Scalo. Il sindaco precisa come il consiglio comunale sia stato voluto sia da maggioranza che da opposizione, poi però le cose sono cambiate. Sì, l'opposizione ha deciso di presentare un proprio documento perché ha dato delle motivazioni dicendo che il nostro documento era troppo politico, troppo di parte. Dopodiché quello che hanno elaborato loro è un attacco al sindaco. Per la minoranza invece Ferrara ha convocato gli esponenti delle istituzioni a pochi giorni e inoltre si tratta di un consiglio comunale costruito male, sottolinea il consigliere comunale della Lega Fabrizio Di Stefano. Certo, se li si vuole avere tutti bisogna prima di convocare magari chiedere la disponibilità e non fissare, tra l'altro senza neanche un documento pronto. E poi invitarli una volta che la data è stata fissata. Poi ho letto sui giornali di oggi che il Presidente dice che non va normalmente in queste riunioni, è una sua scelta, non condivido, non apprezzo. Condividere o apprezzare, non sta a me giudicare. Certo è un segnale che ha poco peso questa amministrazione, perché su quattro istituzioni chiamate soltanto una manda i suoi rappresentanti, neanche al vertice supremo. Significa che forse c'è da porsi la domanda perché c'è questo scarso peso politico. E Di Stefano chiama in causa Ferrara e il suo ruolo. Allora, se non sono venuti, vada lui a cercarli, vada a far sentire le ragioni della città. Se le ragioni non saranno sentite o non saranno proposte adeguate, saremo pronti a fare la battaglia per la città anche contro queste istituzioni. Non è pensabile che il manager chiude 2 anni fa il distretto sanitario di Chieti Scalo e dopo 2 anni non solo non è stato riaperto, ma neanche si sa con certezza tempi e modi di apertura. Altra questione, le associazioni che a detta della maggioranza per colpa di parte della minoranza non si sono potute esprimere in aula. Patrizia Bonora, associazione Gaia. Continuamente rifiutano di sedersi al tavolo a parlare con noi, per cui noi rappresentando i pazienti siamo dispiaciuti e anche amareggiati per questo comportamento.